benvenuti agli Stati Generali del Mezzogiorno d'Europa. A tutti quei centinaia, quelle centinaia di giovani che hanno gioiosamente invaso il capoluogo della Calabria per un appuntamento che segna una svolta importante per affermare un nuovo protagonismo nel mondo giovanile del nostro paese. Trovare un amico è così raro come un giorno senza vento a Catanzaro. E oggi è uno di quei rari giorni in cui abbiamo trovato una città senza vento e abbiamo trovato un grande amico, Fabrizio San Marco, e insieme a te centinaia e centinaia di amici, gli amici di Italia Camp, ai quali va il nostro più sentito e profondo ringraziamento. Ce l'abbiamo fatta, è stata un'operazione non indifferente, è stata un'impresa probabilmente, perché adesso vedere questo teatro così oggi, così gremito di gente, è davvero un colpo al cuore. Però dietro questo teatro di gente sono circa sei mesi di lavoro fatti portati avanti da un gruppo di giovani tra i 20 e i 35 anni. Italia Camp è un luogo del pensare, è un luogo del fare. Siamo qui con una formula che vuole essere una parola d'ordine. Invertiamo la tendenza. Idee sul sud, per il sud, nel sud. Noi proviamo a presentare al nostro paese un luogo dove chi ha un problema o chi vuole raccogliere una sfida per lo sviluppo lo riesca a fare non seguendo il classico cliché, ma lo riesca a fare partendo dalle idee che arrivano da un centro su tutti, quello dell'università. Lasciamo spazio ai progetti, eliminiamo le opinioni e confrontiamoci su cose concrete. È l'appello che noi abbiamo lanciato a tutte le regioni d'Italia, in questo caso l'abbiamo mandato alle regioni del sud, alle 7 regioni del sud, che ci hanno risposto così come nessuno credeva. Anche con i nostri governatori ad aiutarci a capire come posizionare questo sud al mezzogiorno d'Europa. Una grandissima emozione e io ho pensato un po' all'antica come facevano i poeti e i filosofi, i quali sono convinti che dove c'è una grande emozione ci saranno grandi accadimenti e grandi cambiamenti. Intanto è un modello che funziona perché è un modello che ha dato la possibilità veramente di essere coinvolgente, emotivamente attraente, direi con molta pragmaticità. Sono idee innovative, quindi l'innovazione è l'elemento che le contraddistingue. Immaginiamo che luoghi di elaborazione di idee siano i luoghi più necessari e più importanti nel nostro paese, direi vi è più nel mezzogiorno. C'è non solo l'idea ma anche la possibilità di realizzarla. Riguardano idee di imprese nel settore manifatturiere oltre che nella ricerca delle biotecnologie e quindi evidentemente c'è una sorta di scelta e la scelta è quella dell'innovazione. Guarderei con grande attenzione a quei progetti che potrebbero riguardare la pubblica amministrazione, magari la sanità, l'ambiente, il turismo. Noi abbiamo fortemente bisogno della vitalità, della creatività, della saggezza, della qualità di questi ragazzi. Oggi noi abbiamo un paese che è ripiegato su se stesso, che ha grandi difficoltà a ripartire. Ovviamente con grandi sforzi bisognerà ripartire e il mezzogiorno si può giocare una partita in questa stagione così difficile, una partita molto importante. Questi giovani senza né arte né parte probabilmente, perché figli di nessuno, nel senso semplici universitari, liberi professionisti, esponenti dell'impresa, hanno deciso di provare a interpretare al meglio il proprio dovere di cittadini. Noi presentiamo oggi un modello nuovo
e quindi forse quasi anacronistico rispetto a quello che si legge sui giornali. Spesso la fretta è quella di candidare la propria lista o il proprio partito. Noi oggi proviamo a candidare un nuovo sviluppo e un nuovo modello di sviluppo per il nostro paese. Chi partecipa a Italia Campo, che cosa ha in cambio? Ha dei soldi, ha un premio in denaro, una borsa di studio? No, nulla di tutto questo. Noi ci siamo spinti ancora di più. Abbiamo detto si vince la realizzazione dell'idea. Significa che se un'idea è buona ci sarà sicuramente qualcuno disposto a realizzarla. Sicuramente. Thank you.